Ok, facciamo sto video. Di che parlo? È estate. Ogni estate mi viene in mente Paradise City. Eccomi, è buona estate. Mi sono comprato pure il cappello estivo. Se ci hai fatto caso, in ogni video suono un po' di rock and roll. Coincidenze? Non credo. Devo dirti la verità, questo è un complotto. Questo non è un canale per la divulgazione della psicologia. Questo è un canale per la riaffermazione subliminale del rock and roll. Comunque è estate e le persone partono, quest'anno un poco meno, ma partono lo stesso. Se stai vedendo questo video nel futuro, considera che l'ho fatto durante l'estate del coronavirus. Vorrei raccontarti perché le persone partono, così magari ne approfittiamo per cominciare a capire cosa potremmo fare di più per essere davvero una regione turistica. Lo so, non dipende né da te né da me. Per ora. È da qualche anno comunque che sembra che tutti vorrebbero venire in Sicilia, dall'Africa i più poveri e dall'Europa i più ricchi. E i siciliani partono, noi partiamo. Non lo so. Ho cercato dei dati, ma non li trovo. Guardandomi intorno comunque sembra che lo facciamo troppo poco. Perché dovremmo partire se abbiamo tutto qui? Ogni volta che parlo con una persona a caso quasi quasi mi convinco pure io di avere il miglior mare del mondo, i migliori monumenti del mondo, il miglior cibo del mondo. Per questo il mondo si muove e noi stiamo fermi. Abbiamo già tutto. Come i commenti che leggo su chi rientra da Croazia, Spagna e Grecia. Boh, in Sicilia c'è tutto, che fanno? Gli piace il mare che abbiamo qui? Va bene che quest'estate è diversa, magari potremmo promuovere anche l'economia locale. Ma questi commenti non si fanno solamente quest'estate, si fanno sempre. Praticamente sembra che tutto il mondo viene qui perché vogliono imparare ad essere perfetti come noi. Come si fa nelle migliori strategie di benchmarking? Il benchmarking racchiude tutte quelle attività che consistono nel copiare chi è meglio di noi per imitarlo e migliorare. Che ne so, hai un ristorante, noti che c'è un ristorante vicino a casa tua che becca sempre migliori recensioni delle tue e non capisci perché. Ci vai da cliente, stai zitto e cerchi di capire umilmente cosa fa che tu non fai. Oppure sei un impiegato pubblico, meglio sei dirigente e devi capire perché gli uffici in Germania funzionano. Vai in Germania, ti trovi un lavoro, ti trasferisci la residenza, diventi un cittadino tedesco e vai in un ufficio qualsiasi e magari noti che la prima cosa che fanno è trattarti da essere umano. In assenza di dati provo a sparare alla mia fisseria. Secondo me i siciliani si fanno, o meglio si facevano, in media un viaggio in tutta la loro vita ed era il viaggio di nozze. Ora tutti partiamo un po' di più grazie ai voli low cost. Dobbiamo ammettere che abbiamo vissuto in isolamento territoriale per un bel po'. Noi con qualche ora di macchina al massimo arriviamo a Rocca Pinnuzza, mentre se abitiamo in Europa o almeno al nord, con qualche ora di macchina arriviamo dappertutto. Cosa? Perché devi partire se tuo cugino è di lì a mare? Non ti offendere, sto scherzando. Anche per me, in questo periodo della mia vita, è molto difficile partire. E vado al villino. Però ragioniamo. Allora, come funziona? Lo possiamo decidere io e te. Facciamo finta che partire significa farsi almeno 1000 km in una direzione qualsiasi da casa propria. Fare 100 km non è partire, è fare una passeggiata e tantomeno scendere a mare. Accettiamo che partire fa bene al nostro cervello perché miglioriamo anche le nostre abilità sociali e relazionali. In psicologia si dice che siamo la media delle persone che frequentiamo maggiormente. E chi divento e chi sono se frequento tutto l'anno solo me marito, me mogliere, me solo me fratello, amica mia e me figlio? Adesso in psicologia del turismo si prova a capire perché le persone partono. Cioè, quali sono i motivi, quali sono le motivazioni? Cosa spinge le persone a mettere da parte un po' di soldi tutto l'anno per partire quando vanno in ferie? Le ragioni sono 12 e si muovono su 6 assi. Se lavori nel settore e magari ti occupi di programmazione, queste cose te le devi stampare nel cervello. 1. Prima di tutto le persone partono o per andare in un posto o per andare via dal posto che abitano. Per capirci, una cosa è scegliere il posto, desiderarlo e organizzarsi per andarci. Una cosa è aspettare il primo biglietto low cost perché mi inaghire dove vado vado. Non sottovalutiamo che in Sicilia molte persone arrivano perché trovano il biglietto a niente, non perché c'è la festa di San Pippo. La festa del santo non è l'Oktoberfest. Poi le persone possono partire o per conoscere cose nuove o per avere vecchie rassicurazioni. Una cosa è andare dove non sei mai stato prima,
Un'altra cosa è tornare in un posto della tua infanzia che ti faceva stare bene. Le persone poi possono partire o per stare da sole o per fare nuove amicizie e stare in compagnia. Possono scegliere di partire per trovare dinamismo o per rilassarsi. E poi possono scegliere paradossalmente se partire per scoprire e quindi fare nuova esperienza o partire per tornare e raccontare. Ci sono persone che partono solo per fare un bordello di fotografie e farle vedere agli amici loro, che poi si rompono le scatole. Poi le persone possono partire per formarsi o per divertirsi. Una cosa è andare ad Agrigento, una cosa è andare ad Ibiza. Ti ho raccontato i motivi per i quali le persone partono. Magari sarebbe utile essere capaci di bilanciarli tutti adeguatamente per rendere la nostra vacanza complessa. Secondo me le persone che si occupano di programmazione turistica nella nostra regione a ste cose manco ci pensano. Non ne hanno idea. La maggior parte dei nostri amministratori sono incapaci di ragionare in termini multidimensionali. Magari pensano che le persone partono per gli stessi motivi per i quali partirebbero loro. Quindi un invito che faccio a tutti è: partiamo. Quest'anno magari sfumò, però il prossimo anno proviamo ad organizzarci. Salire su un aereo costa ormai abbastanza poco. Dove arriviamo proviamo a capire come funziona quel posto, senza dare spazio alla nostra mente per criticare o per prendere in giro le persone del posto. Non serve ridere perché mettono il ketchup nella pizza. Cioè, il fatto che noi non mettiamo il ketchup nella pizza non fa di noi il baluardo della civiltà. I bambini credono di essere al centro del mondo. Non scherzo. Lo sai quando diventano grandi? Quando si accorgono che non è così.